Ecco, dall'abbaiare d'Abbazia passiamo poi a vedere gli altri aromi, gli altri profumi delle altre birre, ma io vorrei soffermarmi un attimo su questa bottiglia, che togliamo il riverbero e si vede, che è quella che è stata creata per la Dieci lupi. Boretti 10 Lupoli, che insomma sembra la copia di una bottiglia dello champagne, e invece l'idea del packaging, del design, è riuscita a non cadere, diciamo, nella limitazione, ma a essere caratteristica. Com'è nata questa idea? Allora, innanzitutto noi volevamo celebrare questo evento straordinario che sta accadendo in Italia e particolarmente a Milano, che era l'Expo. Quindi Certo. questa è una birra di celebrazione, quindi in realtà dentro ha un liquido particolare, che è un liquido che utilizza i lieviti della birra, ma utilizza anche i lieviti di spumantizzazione, che dà a questo prodotto aromi e profumi molto particolari che stanno riscuotendo un grandissimo successo Quindi da nell'Expo. qui l'idea del ricordare la bottiglia delle Abbiamo 10 bollicine. lupoli di diverse, che vengono da tutti i continenti del mondo, proprio perché l'Expo unisce tutto il mondo e quindi era giusto celebrarlo in questo modo. Quindi questo è un prodotto molto particolare che sta andando Che molto è bene. stato disegnato attraverso un Ah, hai contest, una ragione, gara, no? questo è corretto. Noi abbiamo fatto una gara tra le università Sì. e ha vinto l'Università del Politecnico di Milano, una ragazza, anzi un team di lavoro in cui la leader era una ragazza, che ha creato 22 anni, quindi giovanissima, ha creato un packaging che immediatamente ci ha fatto innamorare e piace anche a tutti i consumatori. Che non sfigurerebbe neanche sul Red Carpet di Venezia, una bottiglia di Venezia, piuttosto Assolutamente, che. vincerebbe un leone d'oro anche lei, assolutamente. Bene, allora posiamo il packaging del Politecnico con la 10 Lupoli e adesso chiudiamo con la spillatura da parte dell'amministratore delegato Alberto Frausin. Frausin, e io questo non lo imparerò mai. E Non si preoccupi. succede così, ragazzi. Capita, io ho un nome, Questo è una caratteristica, quindi perfetto. Allora, credo cosa che spilliamo? spendiamo la 7, ovviamente, la Oh. 7. Perché oggi è il suo battesimo, il giorno del battesimo, Frausin, giusto? Frausin. Bene, devo Oggi è il suo imparare. battesimo e lei è stato il primo a battezzare questa birra. Quindi la faccio assaggiare. È un prodotto particolare, è un prodotto autunnale. E per fortuna o per sfortuna, il tempo credo che ci abbia seguito perché sta piovendo. E Quindi in quindi, qualche modo la faccio assaggiare. eccolo qua, Questo è la spillatura del top manager di Carlsberg Italia. Adesso il prodotto. Ed ecco qui la vediamo nostra se è prodotto. corretta. Ci vogliono Eh sì, i due diti, ricordarsi che ci vogliono giusto, due diti di giusto, schiuma e siamo assolutamente, perfetti. Questo è il assolutamente. modo di bere la birra nella maniera corretta. Quindi abbiamo un amministratore delegato che ama la birra. Mamma mia, come si fa a non amare i prodotti che Insomma, facciamo? No, è importante. Chi ha diciamola questa passione e cosa, amore porta sempre a casa i risultati, voglio dire. Questo vale per tutto il mondo, soprattutto nel mondo alimentare e nel mondo del beverage in generale. Grazie Alberto Grazie Frasin, buon lavoro, a a te, grazie a te. presto. Cin cin. Salute.